Ciao amici, oggi parliamo di prevenzione e attenzione per le malattie cardiache, perché ogni anno sono il 35% delle cause di morte in Italia. Simona, oggi ci terrorizzi! Sono dati da sapere, è importante conoscerli e soprattutto conoscere come prevenire e ridurre il rischio di infarti, ictus, cardiopatie e disturbi della pressione. Come sempre, il primo step per fare prevenzione è seguire un'alimentazione sana ed equilibrata, come raccomandano l'OMS e tutti i centri di ricerca specializzati. Se vi piace l'idea di fare prevenzione naturale, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora, i 9 segnali che il corpo manda in anticipo prima di un infarto. Queste indicazioni sono raccolte dalle linee guida diffuse dall'OMS e dagli istituti di sanità competenti. 1. Attacchi di ansia. Molte persone sopravvissute a un infarto raccontano di un forte attacco di ansia proprio nei minuti prima che il cuore sia colpito dall'infarto. 2. Dolori al petto. I dolori al petto sono tra i sintomi da tenere più sotto controllo, soprattutto negli uomini, anche se secondo recenti studi l'infarto può colpire senza questo sintomo. 3. Tosse persistente. Colpi di tosse violenti accompagnati da sangue possono indicare un infarto imminente. 4. Vertigini e giramenti di testa. Sensazioni di questo tipo possono preavvisare svenimenti, aritmie e altri disturbi cardiaci, come anche l'infarto. 5. Stanchezza profonda. Una profonda stanchezza immotivata, anche per giorni o settimane prima, è un segnale da non sottovalutare, anzi da controllare subito con il proprio medico. 6. Nausea e calo dell'appetito. Nei minuti precedenti un infarto si possono accusare nausea e calo inspiegabile dell'appetito, oppure la sensazione di avere fatto indigestione. 7. Dolori sotto le braccia. Può essere sia il dolore al petto che si irradia, oppure un dolore a uno o entrambe le braccia, nella parte interna, senza un motivo apparente. Si può presentare anche dietro la schiena. 8. Aritmie. Le aritmie sono pericolose di per sé e a volte possono essere un segnale premonitore di un infarto. Meglio tenerle sotto controllo. 9. Gonfiore improvviso. La difficoltà del cuore di pompare il sangue in tutto il corpo può causare un accumulo insolito di liquidi e sangue in piedi, gambe e caviglie. Beh, ora mi devo preoccupare per tutto? No, ma bisogna essere attenti. Senza farsi prendere dal panico, bisogna monitorare sempre la propria salute e quella delle persone care, soprattutto se sappiamo che sono a rischio. È ancora più importante fare prevenzione con l'alimentazione e fare i controlli di routine per la salute del cuore. Sul mio canale trovate tante idee per mangiare in modo sano e gustoso. Per seguirle tutte, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi consapevole, vivi naturale e vivi a lungo! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!